Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Come al solito io sono Ambro, ci vedo al benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, siamo pronti, siamo alla terza luna rossa e quindi bisogna affrontarla. Ma come l'affronteremo? È arrivato un commento nello scorso video che mi ha dato un'idea. Il commento ve lo metto in sovraimpressione, mi ha dato un'idea per questo tipo di video, questa terza luna rossa, chiamatela come diavolo volete. È una prova in realtà, perché non avrò modo di costruire quello che ho in mente, però proverò e inizierò a farlo. Ma detto questo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivervi al canale, attivate la campanella, pagina Instagram piena di meme, storie, curiosità, gruppo Telegram dove possiamo chiacchierare e parlare di quello che vogliamo, pagina Facebook ovviamente sempre presente. Amici, ci vediamo alla luna rossa, terza luna rossa di 7 Days to Die. Ed eccoci in game, amici. Allora, vi espongo subito l'idea. Bevuta di birretta, perché ci serve. Guardate l'effetto ubriachezza. Però in realtà dovrebbe darci anche modo di scavare senza consumare troppa stamina, credo. Spero. Sa quanto dura l'effetto birra, che è una delle cose... 12 secondi, pochissimo. Però in teoria dovrebbe darci la possibilità di scavare più velocemente, e appunto lo scavare più velocemente potrebbe essere la nostra salvezza, nel senso che l'idea potrebbe essere quella di creare un buco. Adesso abbiamo il tempo tiratissimo, un buco per poi attirare gli zombie dentro il buco. Quindi questa è un po' l'idea. Ora, riusciremo mai a fare questa cosa qua? Non lo so. Ma io ci provo. E si è rotta la fottuta pala, amici. Ma guardate qua. 18.04. Ho fatto un fosso. Stavo dicendo, è la luna rossa, ma ho fatto anche un fosso. E vorrei piazzare le trappole. Il più possibile le trappole. Tutte attorno qua. L'idea è quella, come nel commento avete visto, cioè quella di far sì che gli zombie finiscano dentro qua, dentro questo fosso, diciamo, questo fossato, quello che è. Però il tempo corre, è veramente tiranno in questo caso, proprio come si vuol dire. E poi ho paura anche di cadere dentro e non uscire più da questo fossaccio qua, maledetto. Quanti ne abbiamo ancora? Ce ne serve altre, trap, vai, un'altra quarantina, su via, 40 trap, vai. Quanto ci vuole a farle? Un bel po', un bel po'. Però l'idea è proprio quella, cioè di far finire dentro il fosso gli zombie. È una possibile idea, cioè probabile idea di magari provare a fare una trappola zombie. Cioè attirarli in questo fossato in maniera tale che cadano dentro e muoiano. Ho rotto pure la pala, però chi se ne frega. L'importante è che funzioni. Ora... se meglio metterli anche dall'altra parte. Devo stare attento a non caderci dentro. Questo è forse una delle cose più... Teppe, che cavolo, lo sapevo! Amon rischia di morire ancora prima. E adesso il problema è come esco da qua, visto che è rotta la pala. Come distruggo sta roba? Come distruggo... col martello, via. Col martello rompiamo qua. Non finirò mai col martello! Non posso fare una ex, non posso fare niente! Devo distruggere col martello e il tempo corre 5 alla volta! Ma come cavolo si fa? Fammi uscire da qui! Piccone, il piccone spacca più velocemente. Ho rotto la pala, ho detto, spero di non finire dentro. Ovviamente, dove sono finito? Dentro. Oh, vai, che sono uscito. Meno male che avevo un po' di roba. Ora, senza finire dentro... proviamo a infilarcele qui, usando magari questa uscita che abbiamo fatto, temporale a go-go, sappiamo, o così, un po' di trappole qui, ce ne sono ben 24, sfruttiamole magari su tutti i lati, cioè, che se entrano si fanno veramente male, poco mi sono fatto male io. In realtà si spaccano facilmente questi cosi qui, bisognerebbe potenziarli, però
Ma non abbiamo neanche il tempo di potenziali sulla base, figuratevi. Attenzione, sento casino. Sento fottuto casino. Ora io li metterei anche esterni qui. In questa maniera, un po' irregolare, magari qui. Sperando che arrivino come ulteriore barriera. Vediamo un po' cosa succede. Là, perfetto. Insomma, abbiamo fatto il fossato. Un po' fatto male. Abbiamo qua la nostra, ovviamente, la nostra moto che possiamo utilizzare. Vediamo un po' se abbiamo tutto qua. Il nostro shotgun. Abbiamo le bombe. Abbiamo la pistola. Questo ce lo teniamo. Abbiamo le fre. Abbiamo tutto. Dobbiamo solo e unicamente affrontare la luna rossa. E anche sto bello omino qui. È meglio farle fuori. La stamina è sempre bassa. Io ho detto mi porto la birra, ma non è chiaro l'effetto della birra. Alla faccia, proprio boom. Sta arrivando un altro, uno sconvolto, ma per ora tutto nella normalità. Siamo ormai vicini, amici. Sto aspettando la luna rossa. E intanto, visto che abbiamo 3 punti, perché non spenderlo in questo? Gain un HP every 30 secondi. Non riesco a dirlo. With natural healing. Direi di sì, questo qua. Dare anche questo. Ogni 15 secondi. Va bene. Questo in teoria ci dovrebbe far recuperare gli HP ogni 15 secondi. Un HP ogni 15 secondi. Che non è male. Prendiamo i 2 punti così per ora, che ci fanno comodi nel caso in cui rimaniamo senza HP e senza medicine. Ho procurato questo qua. Poi abbiamo anche queste qua. Quindi qualcosa abbiamo. Abbiamo un po' da mangiare che possiamo recuperare. Però, insomma, sono queste le cose che possiamo usare. E, ovviamente, mi sono tenuto la moto qua per scappare. Ideona, è ovvio che l'idea dava il granaio, cioè il fatto di attirargli i mob. Peccato che non tutti i mob salgono sulle scale, questo è un problema. E quindi avrebbero tirato giù il granaio. Quindi l'idea era ottima, anzi è ottima, figosissima. E mi sta venendo in mente un'idea per le prossime puntate, magari di fare un qualcosa, un qualche salita per attirare i mob lì. O da una parte o dall'altra e poi farli cadere sotto, cioè si potrebbe fare. Però vediamo, affrontiamo prima questa luna rossa. Oh, sento un rumorino. E guardate, iniziano ad arrivare. Vedo che lì iniziano ad arrivare. Per ora qua nessuno. Qua invece sì, guardate, guardate, guardate. Arrivano, 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 arrivano. Arrivano. E arrivano un po'. E arrivano un po'. Allora, attiriamoli come da piano, senza cadere noi qui. Attiriamoli qua come da piano per ora. Tanto ne arrivano. Vedete, sono praticamente fuori dalla nostra base. Incredibile, guardate. Evitano l'ostacolo. Evitano il fottuto ostacolo. I maledetti stanno. Guardate, hanno evitato l'ostacolo. Cioè, l'ostacolo è qua. Guardate, beh, qualcuno è andato dentro, però lo stanno evitando. Oh, qualcuno è caduto anche dentro, diamogli una spinta giusto per farlo cadere dentro. Allora, attraversare lì sì, hanno procurato un po' di danni attraversare lì. Forse meglio che ti do una mazzata più. Però finire dentro no. Quindi, Amon, il piano del fossato degli zombie non ha funzionato. Le trappole in giro però danno quel non so di che. Lancia! Un po' troppo vicino! Fa niente, sta. No, allora, aspettate, via. Un po' difficile tirare le bombe, non ho ancora capito come si fa. Aia! No, ma dai, un colpo non può farmi perdere tutto. Ma dai, un colpo! Cioè, ma sul serio, un colpo così. Un colpo così, no? Però le trappole lì servono, eh. Tutto sommato servono. Ok, forse però se l'accendiamo è meglio, mi sa. Lì. No! Mi è rimasta in mano, non ci credo.
Cioè, ma l'avevo lanciata! Non ci posso credere, amici, mi è rimasta in mano. Ok, va bene. Va molto bene. Recuperiamo la nostra roba. Ecco, tanto siamo anche vicini. Dovrebbe essere di qua. Dovrebbe essere di qua. E sono spariti tutti gli zombie. E qua praticamente non serve una mazza quel coso lì. Sono morti dove c'era la nostra roba praticamente. E io l'avevo. Dove sono adesso gli zombie? Sono spawnati via. Cioè, ma perché sono spawnati via? Perché? Dove sono finiti? Adesso ne arriveranno altri. No. Comunque abbiamo visto che le trappole così funzionano. Ah, eccoli là. Le trappole così funzionano. Le altre trappole no. Per cui, io direi, mentre arrivano, una quarantina di queste trappole, vogliamo farle? Guardate, stanno arrivando, sono là. Ora, noi li aspettiamo come al solito qui. Piazziamo altre trappole qui. Magari ci finiscono sopra. Venite, venite, amici. Venite, venite. Venite qua, venite, venite. Venite qui, venite, venite, venite. Vengono, ma non si fanno mica male. Venite qui, qui, qui dovete venire. Qua, rivetto altre trappole per darvi il benvenuto, amici. Cioè, avete visto? Cioè, sono morto lanciando una bomba. Così la lancia, lanciala. Oh, adesso l'ha lanciata, però poco male niente. Lanciala. Ok. Poco male niente. Lanciala. Fa schifo ste bombe. Cioè, sono proprio delle bombette di Capodanno sono. Cioè, sono le bombette di Capodanno queste qua. Fanno veramente schifo. Ok. Le bombe. Wow! Ma è arrivata una vomitata devastante. C'è il tizio che vomita. C'è il fottuto tizio che vomita e sta laggando a bestia. Guardate. Wow! Vomito in arrivo. C'è il malus della morte. Guardate, c'è lo sbirro là. Maledetto sbirro e sta laggando da fare schifo. Doppio sbirro vomiteo. Ma sta laggando da fare schifo. Cosa sta succedendo? Cioè, vedete il problema di questo gioco. Quando vi dico che questo gioco ha un problema, è proprio questo. Cioè, perché sta laggando? Diventa inusabile. Ma dai, diventa ingiocabile se lagga così. Tu prende per forza la moto e scappare. Cioè, non ce ne sono. Cioè, guardate come. Come faccio a giocare in queste condizioni? Carica sto robo. Ma guardate, è ingiocabile! No, sta vomitando ancora il tizio lì. Cioè. Ma poi non sono gli zombie che lo fanno laggare. Non si è ancora capito che cosa sia. Farlo laggare così. Io pensavo che fossero gli alberi, ma in realtà ogni tanto stralagga in questa maniera da far schifo. Usiamo un po' di colpi. Ora una mazzata. Non so cosa state vedendo voi, amici. Io sto vedendo la mia morte che si avvicina. Se non mi pendo, non riesco a bendarmi perché va. Fa scatti anche il menu. Ma perché, dico io? Perché? Perché non lo sistemano sto gioco? Il motore di sto cavolo di gioco, perché? Lagga. Guardate quanti cavolo ce ne sono! Forse un po' esagerati, eh. Forse. Un attimino esagerati. Ok, diamogli qualche colpino. Ancora questa qua. Molto bene.
Adesso si sta riprendendo il gioco, si vede. Però. No, 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 no. Vai via te. Non ci pensare neanche. Dove siete? E adesso si è ripreso un po' il gioco dal lag clamoroso. Ora, mettiamoli qui. Comunque sono fottutamente intelligenti sti zombie, eh. Sono fottutamente intelligenti. Quindi le hanno migliorati. Oddio. Ah, io sono più furbo di voi, amici. Piazzo le trappole dove state arrivando. Cos'è la riunione degli uomini d'ufficio? Aia, che cavolo, però tirano delle mazzate da far male. Allora, riprendiamo il nostro amico qua. Questa è pericolosa. Tu vai giù. Vai giù nel fosso, ti ho detto, amico. Ok, carichiamo. Vai! Vai di colpo micidiale. Uno in fila l'altro. Vi secco via tutti. Via. Tu cosa? Ti do colpi? No. Allora, ne stanno arrivando anche da dietro. Continuano ad arrivarne, che è un piacere di questi qui. E a noi ci piace così. Guardate che posto, che cadaverino di cose continuano ad arrivare. E continuano ad arrivare. Noi dobbiamo stare attenti a non farci male nelle nostre stesse trappole piazzate. Però possiamo. Guardate, è passata esattamente in mezzo alla trappola. Maledetta di ura. Quello no. Morto, forse una trappola. No, non è morto. Guardate, riescono a fare praticamente la gincana attorno alle fottute trappole. Però avete visto come a un certo punto laggava a bestia il gioco? Lag momentaneo, però molto disturbante questo lag. No, il cane no, il cane no. Fermo un attimo. Fermo. E muori, cane! Il cane è sempre pericoloso. Ma quanti cavolo sono? Tiro una botta a te. Stanno arrivando continuamente. Nessuno che cade. Cioè, quanti saranno caduti nel fosso? Due? Guardate. No! Il cane! Il cane mi ha colto alla sprovvista! No! Cane. Il cane. Bende. Bende. Mangiare. Mangiare, bende. Guardate! Guardate! Riescono a evitare le trappole! Dovrei buttarli dentro in una maniera. Guardate! I cavoli! Cioè, a momenti faccio fatica io a evitare le trappole, e loro tranquillamente evitano le trappole! Guardate! Pazzesco! Cioè, se evitano queste trappole, potrebbero evitare anche le mine. Sta venendo in mente. Oh, infermiere! Guardate. Oh, però qualcuno ci cade dentro, giustamente, perché nella massa. Vuoi mica che. Ho finito la stamina. Vuoi mica che tutti. Io ci prendo una birra. Provo a vedere con la birra. Ecco, sono bello ubriacato. Però in teoria dovrei avere più stamina. Credo. Almeno è quella così nell'Alfa 16. Non so se è ancora così. Se riusciamo, buttiamoli dentro. No. Bello colpo. No. Qualcuno ci ha droppato le cose, ma credo che sia caduto l'uomo che ci ha droppato le cose. O la donna. Che dir si voglia. La zomba. O lo zombie che ci ha droppato le cose. Ah no! Vai via, cane! Che cavolo. Continuano ad arrivare in una maniera esasperante, veramente. Esasperante. A dir poco. Guardate, continuano ad arrivare. Ogni tanto arriva qualche cagnolino. Zombie a go-go come se piovessero. È la festa dello zombie? È forse la fottuta festa dello zombie? La trappola? Il fossato degli zombie non ha funzionato? Sono pure morto? Quindi. Stavo automorendo, sono automorto, ma stavo automorendo nel fossato.
Oh, qualcuno forse cade? Forse qualcuno cade? No, in bilico. In bilico. Non cadono dentro. E però, cavolo, sto stamina fa veramente schifo, amici. Guardate, ho già zero di stamina. È vero col malus del cavolo, però. Un altro uomo in giacca e cravatta. E se io prendo l'erba, cioè, c'è un uomo grosso così e l'erba così, cosa prendo l'erba? Ma vai! Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa volete? Calmi, cosa volete? Calmi, state calmi. State calmi. Non ho ancora usato la moto. Una delle cose che vorrei usare è la. No! No! E che cavolo! Finito le bende, no? E però se vado avanti così. Sti qua per. È peggio quando ne arrivano uno alla volta, sapete? Perché uno alla volta? Non tira, ma. Sta stamina, maledetta! Maledetta stamina. Oh là. E muorici. E muorici. Quando ne arriva uno alla volta dei cani è peggio. È molto peggio. Basta. E ora di fare male a tutti. Di falciarli. O almeno cercare di falciarli. Là! Un po' come faceva la cavalleria ai tempi! Vai, 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 vai! Ma ha preso qualcuno! Volato! Zombie che volano! Zombie fottuti che volano! Vai! Con la moto che però sta resistendo! Agli spuntoni davanti la moto! Vai, vai con la moto! Bisogna avere sempre dei piani. Cosa m'ha preso? Come ha fatto a prendermi? E soprattutto cosa m'ha preso? Cosa m'ha preso? Cosa può avermi preso? Devo medicarmi, in qualche modo. Devo medicarmi prima che la morte sopraggiunga. E devo mangiare, devo bere. Oh, però hai visto con la moto devastante, veramente. Oh, riprendiamoci, vai con la moto ancora. Ma che come mi hanno fatto a prendere? In base a cosa mi prendono? Devo prendere lateralmente magari. Così tipo. Boom, vai. Di potenza. No, niente, mi pre. Allora, se fanno anche solo il movimento così mi prendono. Quindi bisogna stare attenti a questo. L'ho sconvolto col caschetto. Vai, con la moto. Vai, vai, ancora con la moto. Ma riesco a prendere qualcuno? Il cane! Il cane volato in aria! Guardate il cane, maledetto cane! Qualcuno, il cane volato in aria, guardate il cane, Zombie! Ancora vivo il maledetto! Ancora vivo! Adesso sei morto! Maledetto cane zombie volato in aria. Adesso questo qua. Anche te! Fa leggermente un lanchettino, ma che non. Non ci infastidisce. Corre tutti in fila, vai, vai, vai in fila. Beh, insomma, la moto non è che si fa troppi danni, però. Non fa neanche troppi danni. Però è un qualcosa di più. Invece non fa tanti danni la moto. Però devo dire che mi sto un po' divertendo. Non sto facendo molti danni, ma. Però mi è piaciuto il cane che è schizzato. Pua! Nella mesosfera. Cosa m'ha stunnato? Che cosa m'ha stunnato? Spiegamelo. Cosa mi può. Cos'è sto casino? Spiegami cosa mi può avere stunnato. Forza, eh? Mamma mia, rischio. Vai. Allora, vediamo. Sono. È quasi la una. Ma che cosa m'ha preso? Ma che cosa m'ha preso? Finito le bende. Questo potrebbe essere un problema. Mangiamo. Mangiare. Dovrei riuscire a recuperare lo stesso. O per meglio dire, tenere. Speriamo che smetta di sanguinare la ferita. Se no sono cavoli amari.
Sì, ha smesso di sanguinare, per fortuna. Ma che cosa mi ha preso? Ma dove mi hai preso? Quando? Perché? Per come? Ma anche qui! Ma nessuno mi ha preso! Non puoi avermi preso! Vabbè, via, dai, forza. Dai, ti tiro una mazza. Dai, zitto, te. Dai, via, basta, basta. Ma mi avete stufato, amici. Oh, via. Via anche te. Via. Cosa mi ha preso? No, il cane no, il cane no. Perdo ancora in... No, non è possibile. Mangia. Mangia velocemente. No, mangia, mangia, mangia. Sto perdendo troppa energia. Non ho bende, 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 non ho bende uno, non ho bende due, non ho bende... Recuperato al limite, col maledetto cane. E che cavolo! Spariamo a destra e a sinistra. Stanno arrivando ovunque, i maledetti stanno arrivando ovunque, ho pochissima energia. Via. E morici! E morici anche te male! No, è rotta la pistola! Si è rotta... No, no, ma pensavo che durasse la pistola! E non ho una di sostitutiva? Vai! Vai anche te! Carica, 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 carica! Bello il cane che è rimasto lì! Mi è piaciuto molto il cane... Mangia, ma mangia che recuperiamo un po' di energia. Sempre comodo. Vai. Anche te. Ora dovremmo recuperare gli XP dalle skin. No, no, no. Aperto a metà il cane, proprio. Via. In teoria il fucile dovrebbe prenderne più di uno alla volta. In teoria. Teoria. Arriva un altro poliziotto. 1.25. 1.25. La situazione non muta. Zombie ovunque. Porcaccia Eva. Quello al vomitino facile. Al vomitino facile. E io ho la stamina da far schifo perché c'ho anche il malus della morte. E non riesco mai a prenderli. Vai, spariamo di frecce e via. Ne ho preso uno dietro. Ne ho preso uno dietro alla grande. Vai. Senza finire nel fossato, mi raccomando. Vai. Aspetta, 20 anni a caricare le frecce. L'ho stunnato. Lo zombie stunnato. Io ho paura dello zombie stunnato. Lo zombie stunnato è pericolosissimo. No. Cane in arrivo, Amon! Cane in arrivo, Amon! Prepara il fucile, Amon! Visto! Ti ho visto anche te! Ok, recuperiamo! Com'è? No! 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 Dov'è il fucile? No! Cane maledetto! No! Troppi zombie, amici. Cioè, veramente troppi zombie. Come? Cioè, niente, no. Sulla base sicuramente va messa... Va messa sicuramente l'energia elettrica. Ma veramente troppi zombie. Guardate quanti ne arrivano. Cioè, è una cosa... Veramente infattibile. Guardate qua. Buco naturale, tra l'altro. E qui giacciamo noi. Sotto due cani morti. E lo zaino che non riesco a recuperare. Siamo morti malissimo. Malissimo. La trappolana non funziona. L'unico modo a questo punto per affrontare la prossima luna rossa. In casa. Tanto raccolgo queste che ci servono come colorante. È quello... di probabilmente, e dico probabilmente, elettricità a pala, lame, elettricità, il fossato che
per forza devono cadere nel fossato. Se il fossato tutto attorno devono cadere per forza, o comunque barre di elettricità, cioè qualcosa. Dobbiamo fermarli così. Non c'è storia. L'unico modo per fermarli è questo. Altri zombie per ora non sembrano arrivare, ma sono solo le 2:15. Ma amici, credo che abbiamo un problema nel nostro fossato. È successo qualcosa di strano, avete visto? Oh cavolo, ne sento altri che arrivano. Non so da dove, ma ne sento altri che arrivano. Però sono le 2:32. Musichetta che ci dice che la luna rossa è finita e il cielo torna a splendere. Ma comunque gli zombie arrivano lo stesso, io li picchio. Li picchio perché mi servono arrivare a un buon livello. Le skill mi servono, che tra l'altro ho notato che non abbiamo fatto tanti livelli. Non so se ci sia qualche altro bug, forse. Sì, però, cioè, amico, c'è una stamina da far schifo. Cioè, tira tre ammazzate così, non puoi essere già stanco. Tiragli sta ammazzata. Oh, livello 57. 3 punti, in effetti sì, non ne abbiamo molti. Guardate, ti sto una mazzata sul collo e quello si è ripreso subito. Oh, detto questo, amici, su questa luna rossa è tutto. Mamma mia, morto 2 volte, fossato, cane, moto con gli zombie, cane che di tutto è successo in questa puntata. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e una condivisione. Da Amorus è tutto. Ciao e al prossimo video. Supportate il canale con il like. Ciao a tutti, cioè il mi piace. Ciao.